Un giorno siamo provati per poter continuare, ma il Signore guarda i cuori dei figli suoi, che sono nella purezza, io mi amo la tua santità, fidaci dove possiamo pregare, oh, Gesù. Chocolate. Io mi offro te, d'umilmente io ti lodo, riempi le mie labbra col tuo amore. Circondato dalla tua bellezza, mi ha donato la tua santità, guidami nel mondo di che per me è sempre mio cuore Gesù Gesù è santo seconda epistola di San Paolo, o Paolo ai Corinzi o ai Corinti, capitolo 6, i primi dieci versi. E a Dio appartiene tutto l'onore, tutta la gloria, ma soprattutto non lo dimentichiamo mai, diciamolo con grande senso di responsabilità, la nostra ubbidienza e questo popolo cosa dice? Amen. Io credo che alla menna hanno detto anche molti fratelli che ci seguono. Gloria al nome del Signore. Ora, essendo suoi collaboratori... Vi esortiamo a non ricevere in vano la grazia di Dio perché Egli dice io ti ho esaudito nel tempo accettevole e ti ho soccorso nel giorno della salvezza. Ecco, ora è il tempo accettevole. Ecco, ora è il giorno della salvezza. Noi non diamo alcun motivo di scandalo in nessuna cosa affinché non sia vituperato il ministero. Ma in ogni cosa raccomandiamo noi stessi come ministri di Dio nelle molte sofferenze, nelle afflizioni, nelle necessità, nelle distrette, nelle battiture, nelle prigionie, nelle sedizioni, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni, con purità, con conoscenza, con pazienza, con benignità, con lo Spirito Santo, con amore non finto, con la parola di verità, con la potenza di Dio, con le armi della giustizia a destra e a sinistra nella gloria e nel disonore, nella buona e nella cattiva fama, come seduttori eppure veraci, come sconosciuti eppure riconosciuti, come morenti eppure ecco viviamo, come castigati ma pur non messi a morte, come contristati eppur sempre allegri, come poveri eppur arricchendo molti, come non avendo nulla eppure possedendo tutto. È una parola particolarmente responsabile diciamo eh? e credo che è una parola soprattutto indirizzata a coloro che hanno fatto già l'esperienza della salvezza. Sappiamo che questa parola va nell'etere, sappiamo che viene utilizzata anche attraverso canali televisivi e ci rendiamo conto, ma il Signore sa, quando il seminatore semina sappiamo non è che può guardare dove va a finire il seme. Ma noi sappiamo che il seme, la parola di Dio, è Dio che sa dove deve cadere e noi diciamo, Signore certamente farà cadere questa parola in terreno fertile. Oh, cosa vogliamo intendere in terreno fertile? No, non parliamo di un vantaggio o di vantaggi che possono riguardare le nostre persone, perché noi di vantaggi non ne abbiamo praticamente nessuno sotto l'aspetto umano, carnale, ma il nostro vanto. È un vanto spirituale, non di presunzione, non di ambizione carnale, è un vanto spirituale, è un vanto di voler dire Signore noi ti abbiamo servito, noi ti stiamo servendo, noi continueremo a servirti al di là di ogni carriera che non c'è. Non c'è carriera, non ci sono punti di arrivo, ed è bene forse che questo lo sappiano anche tanti altri che siamo ancora nella nostra nazione eh, i sconosciuti. Mi sentirei di dire illustri, ma togliamolo questo illustro, perché d'altronde anche questa è una realtà che non esiste, gli sconosciuti, ma non siamo sconosciuti a Dio, gloria al Signore, siamo al servizio di Dio e al servizio dell'Evangelo. L'Evangelo, buona notizia, buona novella, traducetela come volete voi, ma una cosa è certa, noi siamo portatori di buone notizie. Oh, è meraviglioso, dice la parola, dice benedetti i piedi di coloro che annunciano l'Evangelo. E allora, Signore, donaci dei piedi ben calzati che possiamo continuare con la leggerezza dello Spirito Santo a portare la parola dell'Evangelo senza eh, dover usare delle terminologie, delle tecnologie, delle situazioni che poi alla fine non rendono niente, sappiamo che la parola di Dio raggiunge l'obiettivo, il seme della parola raggiunge il terreno fertile quando, quando siamo nella buona e perfetta volontà di Dio siete d'accordo? Sì. ho uno sentito bene, siamo d'accordo? Sì. ecco, il nostro amen sia sempre ben marcato, gloria al nome del Signore, come collaboratori di Dio, chi sono i servitori di Dio? Beh, diciamo che lo vediamo dal Nuovo Testamento tutto questo, perché nell'Antico Testamento c'era la liturgia, c'era tutto uh, l'aspetto sacerdotale, sappiamo. Se noi leggiamo l'Antico Testamento, noi vediamo che eh, si parlava di sacerdoti, sommi sacerdoti, leviti, viti, offerte, offerte per il peccato eh, e tante altre, eh, diciamo, pure cerimonie di carattere liturgico. Questo... In funzione di che cosa? In quello che era la prospettiva, in quello che era, diciamo, il punto focale, quello della venuta, dell'agnello di Dio, che toglie, non che ha tolto. Lui rimane sempre che toglie, che toglie il peccato dal mondo. E Gesù sappiamo. Che ha messo fine a una forma di sacerdozio e di offerte e di olocausti, nel genere proprio di quello che si faceva, vero? Becchi, montoni, il sangue degli animali, le aspersioni. Certamente basta leggere l'Antico Testamento, soprattutto il Levitico, il libro del Levitico, troviamo tutte queste cose. Ma sappiamo che Gesù è venuto anche come l'ultimo e il perfetto sommo sacerdote. E gli ha dato se stesso in offerta in odor soave a Dio, gloria al Signore. Perché il sangue di Gesù lava, purifica da ogni peccato. È bello dirlo questo con fede, vero? Ci sentiamo ripuliti ogni giorno e al presente, vogliamo dirlo insieme? Il sangue di Gesù Cristo ci lava, ci purifica da ogni peccato, da ogni trasgressione. Gloria al nome del Signore. E con la venuta di Cristo. Come sono cambiate? Anche il ministero è cambiato. Sì, si usa ancora il sacerdozio in diversi aspetti delle religioni cristiane, ma noi siamo legati all'insegnamento che viene direttamente da quello degli atti degli apostoli e delle epistole di cui ancora questo brano ne abbiamo tratto, da questa seconda epistola di Paolo a quella chiesa che era di Corinto. E che ancora parla al nostro cuore. Gloria al nome del Signore. Per cui oggi ci sentiamo ancora collaboratori di Cristo. Collaboratori di Cristo. Io auspico che tanti di voi vi sentite collaboratori di Cristo, anche perché noi crediamo in quello che ci insegna il Nuovo Testamento nel sacerdozio universale dei credenti. Gloria al Signore, ognuno di noi offre al Signore, ma non più, più sacrifici. Per il peccato, non offre più sacrifici fatti di animali, becchi, montoni, eh, il sangue degli animali, le aspersioni, cosa offriamo noi al Signore? La prima cosa offriamo la nostra ubbidienza. Amen. Siamo d'accordo? Eh, il Signore dice che l'ubbidienza vale più che il sacrificio. Gloria al nome del Signore. E quindi noi offriamo la nostra ubbidienza. E poi insieme alla nostra ubbidienza, cosa offriamo al Signore? Lode. Lode? Amen. Adorazione? Amen. Preghiera. Amen. Gloria al nome del Signore. Naziuto ubbidienza, quindi mettiamo una certa priorità anche in quelli che sono i nostri doveri verso il nostro Dio che è diventato padre in virtù del fatto che abbiamo accettato il suo amore e attraverso Gesù Cristo oggi noi chiamiamo Dio nostro Padre. E ci dispiace per molti che vogliono chiamarlo sempre con un certo nome. Noi siamo stati insegnati da Gesù Cristo nel momento che siamo diventati da creature figli di Dio attraverso la ricezione, l'accettazione volontaria, personale di questo grande e meraviglioso sacrificio che è valso una volta e per sempre, noi lo chiamiamo padre. Amen. Dio è nostro padre. Io spero che anche padre di tanti nostri fratelli, tanti nostri amici che sono lì. Si diventa figli di Dio, non si nasce, lo ribadiamo ancora una volta per molti che non lo sapessero, eh, è vero, tutti dicono siamo tutti creature di Dio, ma molte volte tutti diciamo tutti figli di Dio, non è vero. Creature di Dio lo siamo tutti quanti, ma figli di Dio non si nasce, lo si diventa, lo si può diventare anche adesso per chi non ha fatto un'accettazione personale, intima con questo Dio meraviglioso. Gesù se n'è andato, è vero, sta alla destra del Padre, ma ci ha mandato il, il suo vicario, ci ha mandato il Consolatore. E chi è il Consolatore? Lo Spirito Santo, gloria al Signore, il quale è venuto a stare su di noi e anche dentro di noi, è parola di Dio. Vogliamo dare gloria a Dio anche per questo? Gloria al Signore. E i collaboratori, e nel senso generico, umile. Paolo si esprime così in maniera molto umile, perché sappiamo anche che possiamo trovare e leggere tranquillamente, ben in un altro letto epistola, leggiamo che i ministeri, i doni ministeriali eh, li ha dati Gesù. È vero o no? Eh. Gloria al Signore. È vero. Conosciamo bene il capitolo, lo conosciamo a memoria, dove è scritto ed egli ha dato dei doni agli uomini e ne ha costituiti primeramente apostoli, profeti. Evangelisti, pastori, insegnanti, dottori, per quello che è l'ordine del ministerio. Gloria al Signore. Molti non, sono, non conoscono questo passaggio biblico. Beh, Efesi 4, se non è vero, gloria al nome del Signore. Bisogna leggere nell'epistola di Paolo di Efesi, al capitolo 4, e troviamo, e troviamo tutta questa indicazione, che poi viene anche riportata in altre epistole, non è soltanto un passaggio biblico, e questo è il ministerio, il ministero di Gesù Cristo che ha lasciato come eredità. E questo ministero non è che è finito, molti dicono ma non ci sono più apostoli, non ci sono più... No, non è mica vero. Dovremmo stracciare le pagine della scrittura, dovremmo annullare. La parola di Dio è la stessa ieri, oggi e in eterno. Il Signore è sempre lo stesso. È cambiato mai? Lui lo dice in maniera categorica che lui non è mai cambiato. E l'ha detto proprio lui: il cielo e la terra passeranno, ma la mia parola e la parola di Dio e Cristo Gesù non passerà, non cambierà. Ditelo anche voi: diciamo anticamente, giammai. Alleluia. E questa espressione, ho detto, è un'espressione umile, perché non è nel titolo, in quello che è il ministero che il Signore Gesù ha affidato. È affidata alla sua chiesa da, già dall'inizio, di quando è nata la chiesa dell'Alto Solaio. Ho detto bene dell'Alto Solaio. Qual è la chiesa dell'Alto Solaio? <ride> è la chiesa della Pentecoste, è quella chiesa che si costituì inizialmente con circa 120 membra, eh, membri e poi divenne improvvisamente 3.120-5.120, eh, ha rivoluzionato il mondo di allora e la stessa Chiesa di oggi deve conoscere la stessa potenza di Dio, deve conservare, deve richiedere, deve camminare nella stessa potenza perché anche il mondo di oggi deve conoscere la potenza di Dio. Amen, è vero che si parla soltanto del popolo pentecostale, si parla di stime e di cifre incredibili, eh, si parla di 500-600 mila eh, in tutto il mondo, ma io credo che sono sempre stime... Umane, non si possono fare queste stime e non andiamo nemmeno appresso ai numeri perché è meglio di leggere il libro dei numeri i numeri lasciamoli agli uomini perché Dio conosce ogni cosa una cosa è certa nel regno di Dio un giorno saremo come lo dice il Signore saremo come l'arena in sull'ido del mare e come le stelle del cielo avete mai contato le stelle del cielo? credo che anche con i più potenti telescopi non si riesce mai, non si riuscirà mai a dire in cielo ci sono tot stelle, nessuno potrà dire. E avete mai contato la reina insellita del mare? Oh, sarebbe veramente qualcosa di assurdo pensare di poter tutti quei granellini che al limite, poi gli occhi neanche sembrano granellini, sembrano piuttosto una materia così, ma tutti i granellini che se andiamo a contarli ringraziamo il Signore e che ancora sappiamo che il suo amore è manifestato e al di là di quello che può sembrare a volte che il cristianesimo sia in decadenza, questa è una falsità diabolica. Il cristianesimo, quello vero, non è mai in decadenza perché Gesù ha vinto e noi vinciamo nel nome di Gesù. Amen. Gesù ha vinto il mondo, il mondo intendiamo ovviamente il peccato, la trasgressione. Gloria al Signore e nel Signore il cristianesimo vero non è mai stato perdente. Anche se in questa stessa epistola andremo a riflettere la vita del cristiano, andremo a riflettere la vita anche ministeriale che tante volte è una vita di sofferenza, ma c'è una sofferenza che porta alla gloria e alla gloria di Dio. E noi siamo convinti di questo, vero? Siamo convinti per parola di Dio. Amen. Lo siamo? Amen. Gloria al nome del Signore. E allora vogliamo analizzare questo brano della parola, vogliamo analizzarlo secondo la guida dello Spirito Santo e ogni verso ha la sua importanza. Ora, essendo suoi collaboratori, è un dato di fatto, non è qualcosa da venire, ma è qualcosa che già c'è, vi esortiamo a non ricevere in vana la grazia di Dio. E qui devo dire qualcosa a non ricevere in vano la grazia di Dio, perché per molti la grazia di Dio ancora oggi si pensa che sia il denaro, la grazia di Dio sono eh, i beni alimentari, il frigorifero pieno, eh, i portafogli pieni e tante altre cose eh, carnali, umane, transitorie, momentanee. No, la grazia di Dio non è questo, questo possono essere soltanto per chi ama il Signore e non dà e molta importanza e soprattutto non se ne fa oggetto di idolatria, queste cose sono soltanto dei benefici, è una benevolenza, è una forma di prosperità economica, ma ah, c'è un bene ancora più grande che la salute, vero o no? Eh, la salute è un bene più grande, e la salute spirituale è un bene ancora più grande della salute materiale. Mens sana in corpore sana, come pare diceva in latino. Poi, perdonatemi, sono ormai decenni che ho dimenticato eh, eh, quelle piccole nozioni che avevo imparato quando ero giovane, ero ragazzo. Eh, ma vogliamo dire che se stiamo bene dentro, saremo bene anche fuori? Perché è il guai è che molti che stanno male fuori è perché stanno male dentro. E come si fa a stare bene dentro? Bisogna sentire la pace profonda nel cuore. Quanti possono dire io sento pace profonda nel cuore? Quanti, quanti? Fate vedere, forse visibilmente vedo meglio. Quanti? E io credo che dobbiamo stare tutti quanti. Eh, eh, se non alziamo le mani significa che stiamo male. E se qualcuno sta male... È il tempo di ricevere e di accettare la grazia, non in modo vano, non in modo irreligioso o la grazia. La grazia è il risultato, è il frutto dell'amore. Alleluia. La grazia è il perdono che riceviamo per l'amore di Dio. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato, ha mandato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia la vita eterna. <ride> Mi sovviene sempre le parole quando parlo di grazia, non posso non pensare a Calvino. Eh? E molti hanno sempre interpretato un po' il pensiero di Calvino in una certa maniera. Una volta in grazia, sempre in grazia, diceva Calvino. Ma questo non sta a significare che una volta che abbiamo accettato il Signore, poi ci comportiamo in maniera eh, subdola, eh, in maniera negativa, torniamo indietro nei peccati eh, e noi siamo sempre in grazia. No, una volta in grazia, sempre in grazia perché chi ha riconosciuto la grazia di Dio, l'amore di Dio, non può più vivere senza di quello. Eh, gloria al Signore! Per cui. Per grazia abbiamo ricevuto Cristo, per grazia siamo stati perdonati dai nostri peccati e per grazia continuiamo nel cammino della vita e della vita cristiana, sapendo che abbiamo una grande eredità. Ereditieri! Ereditieri! Quando parliamo di eredità, eh? la gente si ammazza per l'eredità. Eh? Ho detto molte volte: io qualche eredità che ho avuto ci ho più rimesso che altro. Ci sto rimettendo ancora. Pago anche tasse su un'eredità mai percepita, mai ricevuta. Eh? L'eredità, la gente ha l'eredità, l'eredità. E qualche volta mi fanno sorridere quelli che dicono quando muoio io lascio questo alla Chiesa. E tu lo lasci perché non ti serve più. Non te la puoi portare dietro. Ma se vuoi fare qualcosa di buono devi farlo quando sei in vita, non quando sei morto. Eh? Scusatemi. Perché io penso che tante di quelle che lasciano Lasciano perché devono lasciarlo per forza, sì o no? Eh, perché se non dovessero lasciarlo per forza non lascerebbero niente a nessuno. Dovendolo lasciare, dice, ma vediamo fra, fra quello e quell'altro, vediamo a chi dobbiamo lasciarlo. Gloria al Signore. Ma noi abbiamo un'eredità immarciscibile, incorruttibile. Qual è l'eredità? Giovanni, capitolo 14. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Io vado innanzi a prepararvi il luogo... E poi quando tornerò, voi sarete presso di me. Per quanto tempo? Per quanto tempo? E se qualcuno non capisce il termine eternità, diciamo per sempre, che è la stessa cosa. Amen. Gloria al nome del Signore. Per cui siamo collaboratori di Dio. Abbiamo un grande onore quello di predicare l'Evangelo, abbiamo anche una grande responsabilità. molti pensano che il mandato, il grande mandato, è stato dato soltanto ai dodici. Ma anche questo è errato, perché nell'ultimo verso, gli ultimi versi dell'Evangelo di Marco, troviamo scritto andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Beh, ditemi una cosa, potevano andare 12 per tutto il mondo, hanno raggiunto diverse località del mondo di un tempo, ma oggi grazie al Signore continuano tanti servitori di Dio, corrono da un punto all'altro, da un polo all'altro, in tutte le parti della terra e oggi c'è un mezzo ancora più potente che viene usato maggiormente dal nemico di Dio, ma ringraziamo il Signore per quello che la adoperiamo, oggi abbiamo possibilità di predicare l'Evangelo a grosse masse perché l'evangelizzazione, eh, quella la classica, è sempre la migliore indubbiamente, ma anche quello che facciamo, noi siamo servendo il Signore, io sto predicando la parola di Dio, ma questa parola va a tanti altri che magari umanamente e fisicamente non potrei raggiungere. E oggi l'Evangelo viene predicato su tanti canali, in tutte le parti del mondo, su tanti satelliti, su tanti ancora canali del web, dell'internet. Gloria al Signore. Noi usiamo questa tecnologia moderna, ma la usiamo per un messaggio antico. Amen. La tecnologia è moderna, ma il messaggio è antico. Alleluia, non dico vecchio, antico. Eh, distinguiamo le cose, perché quel messaggio è stabile, in perpetuo e sarà stabile fino a quando Gesù ci porterà nel regno dei cieli. Gloria al nome del Signore. E allora vedete, è importante capire che la grazia di Dio bisogna riceverla non in vano. Quando riceviamo il perdono dei nostri peccati, quando riceviamo il lavacro nel senso figurativo, spirituale dei peccati, sappiamo che i peccati, il peccato è trasgressione. Il salario, il prezzo del peccato, è scritto nella parola di Dio, è la morte, morte spirituale, però conosciamo l'altra parte, quella della grazia. Ma il dono di Dio è la vita eterna in Gesù Cristo, il Signore. Gloria al Signore. Per cui non riceviamo in vano, non possiamo riceverla in maniera, in maniera, diciamo, quasi senza comprendere il valore di quello che abbiamo, eh? Il Signore ci ha dato e ci ha dato la cosa più preziosa. Io credo che tutte le persone che hanno veramente conoscenza della parola sanno che basta rivolgere il cuore al Signore e dirlo con sincerità. E questo è un ingrediente che non può mancare nella vita di qualsiasi creatura umana. La sincerità, con sincerità, di chiedere, Signore, abbi pietà di me, perdona il mio peccato. E allora possono anche cantare quello che cantiamo o Almeno cantavamo un tempo, il mio peccato è stato rimosso, diciamolo insieme: allontanato, cancellato. Noi confessiamo a Dio i nostri peccati, vero? Noi ci atteniamo a certi insegnamenti della parola di Dio e sappiamo ancora una volta, e lo ripeto e lo ripeterò sempre: che il sangue di Gesù Cristo, continuate, ci lava, ci purifica da ogni peccato. E quando il peccato viene cancellato, viene annullato. Parlavamo prima del dell'Antico Testamento, dove il sacerdote offriva. E offriva sempre, doveva offrire perché? Perché il peccato non veniva cancellato, veniva solo coperto. Ma il peccato col sangue di Gesù è stato cancellato e vogliamo vivere una vita che la Bibbia stessa chiama novità di vita, cioè una vita nuova gloria al Signore. Continuando i versi che abbiamo letto eh, precedentemente, dice perché egli dice io ti ho esaudito nel tempo accettevole e ti ho soccorso nel giorno della salvezza. Ecco, ora è il tempo accettevole, ecco, ora è il giorno della salvezza. A pensare che queste stesse parole le troviamo nel libro del profeta Isaia, al capitolo 49, al verso 8, e si riferiva al primitivo popolo di Dio, che era il popolo di Israele. Ma queste stesse parole vengono pronunciate per la chiesa di Corinto, vero? Che non erano ebrei, erano greci, gloria al Signore, erano i gentili a cui eravamo anche noi. Eh, questo termine gentile che molti non riescono a concepire perché oggi si usa per dire che è una persona che ha delle belle maniere, una persona eh, che sa comportarsi, ma... Gentile viene dalle genti e c'era una grande distinzione: popolo di Dio e mondo gentile. Gloria al Signore! Noi eravamo ulivastro, siamo stati innestati nella radice dell'ulivo, eravamo ulivo selvatico, siamo diventati ulivo originale perché innestati nella radice di quello che è la fede e del popolo ebraico nel senso spirituale. Gloria al Signore! Non per questo non amiamo tutti i popoli, non per questo non preghiamo per tutti i popoli, non per questo noi non crediamo, ma crediamo che Gesù ha dato la sua vita per ogni creatura di qualsiasi colore, di qualsiasi latitudine, di qualsiasi punto sulla faccia della terra. Amen. Perché? Perché l'amore di Dio è verso tutta l'umanità. E noi sappiamo, più di una volta è stato ripetuto, che è il peccato che offende Dio, ma Dio ama il peccatore. E soprattutto Dio si compiace di dare grazia, misericordia al peccatore che vuole ravvedersi e i peccati vengono annullati, cancellati, la vita viene trasformata e arriva una nascita meravigliosa, la nuova nascita, la nascita spirituale che è fatta non da quello che è la nascita biologica, ma bensì siamo nati di nuovo di acqua e di spirito e acqua che è la lavacro della parola e di Spirito Santo che dimora sopra di noi e anche dentro di noi. Gloria al nome del Signore. E allora questi versi, vedete, assumono veramente un aspetto quadrimensionale nella vita di ognuno di noi, perché c'è una realtà spirituale che è alla portata di tutte le menti, è alla portata di tutte le persone che vogliono ovviamente ricevere. Io ti ho saudito nel tempo accettevole. E qual è il tempo accettevole? Il tempo della nostra vita, perché siamo ancora nel tempo della grazia, sì o no? C'è un tempo in cui la grazia sarà chiusa, lo sappiamo. E sono tempi escatologici, tempi profetici, quindi tempi che parlano della fine dei tempi. Ci sarà una fine dei tempi e non credo che sia molto lontano questa fine dei tempi, anche se io e nessuno conosce quando questi tempi saranno. Soltanto il Dio conosce queste cose, noi non le conosciamo però dai segni, dalla, dalla predicazione della montagna e tante altre diciamo, profezie. Sappiamo attraverso i tempi che stiamo vivendo, siamo veramente in tempi che stanno avvicinandosi a quel tempo, ma siamo ancora nel tempo accettevole. Il mio tempo accettevole è stato il 1957. O meglio a cavallo del 56 e del 57, molti non eravate nemmeno nati in quell'età. Eh? Io ero il giovanotto che ancora pensavo di stare a posto con il Signore, con la sua religione, in, in, ben educato, insegnato. Non ero un bestemmiatore, non sono mai stato un bestemmiatore. Ma davanti alla parola di Dio oh, c'è stato un fare che mi ha fatto vedere che, nonostante la mia giovane età, e nonostante non fossi un bestemmiatore, non ero assolutamente un drogato, all'epoca la droga, non si parlava proprio, non ero nemmeno un alcolizzato, eh, neanche alvinizzato, eh, a quel tempo non c'erano nemmeno tante possibilità. Io mi sono riconosciuto davanti alla realtà che io ero un peccatore, come tutti gli uomini, perché Dio ha decretato, tutti hanno peccato, tutti hanno peccato, nessuno può dire io non ho bisogno di Dio. Chi lo dice inganna se stesso. Chi lo dice pensa di essere al di sopra degli altri e non sa che è al di sotto di tutti gli altri, perché è una persona che non concepisce, non guarda, non ha una vista che veramente può chiamarsi così. Non vede un cieco, gloria al nome del Signore: tutti abbiamo bisogno, tutti gli esseri umani abbiamo bisogno e abbiamo bisogno di guardarci nello specchio della parola e riconoscerci che tutti hanno bisogno della salvezza, del Salvatore. Eh, e quante ciambelle Gesù ha lanciato nei, 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 nei secoli, Ero, eh, Vogliamo guardare tutti i naufraghi, gloria al Signore, aiutami Signore, come dice aiutami il Signore col cuore, il Signore ti viene in aiuto, e allora... Non siamo saliti su una zattera, ma siamo saliti su una grossa imbarcazione che sta navigando verso il Regno dei Cieli. Oh, mi direte, ma come un'imbarcazione per mare va vale verso il Regno dei Cieli. È simbolico, ovviamente. Gloria al Signore, anche perché il cielo non è altro che diciamo fatto di aria, fatto di eh, una, una qualità che poi troviamo sul mare, perché anche l'acqua del mare può essere eh, vapore e eh, eh, lo è in certe occasioni. Ma eh, simbolicamente noi stiamo navigando. Stiamo navigando? Amen. O sono navigando? Siamo? Amen. Siamo anche là in fondo, tutti quanti. Amen. Anche baffa laggiù. Siamo tutti navigando? Stiamo navigando per andare all'altra riva, all'altra sponda. No, non ci saranno. Tutti i personaggi omerici, eh, di quello che è il poema omerico, eh, quei personaggi biechi che ci trasporteranno nel momento della morte, eh, non voglio tornare neanche a pensarci a tutti eh, eh, questi ricordi eh, di una certa letteratura che è entrata è in tanti. È vero, no? Io voglio tenermi a quest'altra letteratura, la parola di Dio. Io so soltanto una cosa. Che quando il Signore ci chiamerà, o ci chiamerà uno solo, ci chiamerà tutti insieme una cosa è certa, passeremo dalla morte alla vita e alla vita eterna in Gesù Cristo il Signore, lo credete col cuore? allora date un bel gloria a Dio fatemi sentire, glorificate il Signore, alleluia gloria al nome di Gesù ecco, questi versi come è. è tempo accettevole tempo accettevole, ancora oggi è tempo accettevole non sappiamo fino a quando la Bibbia parla e dice che la porta della grazia è ancora aperta, non siamo salvati per opere, e oggi penso che si sono convinti anche chi lo affermava. Siamo salvati per grazia, però poi proseguiamo il cammino anche per le opere, eh, perché la fede senza le opere, è anche la fede morta. Ma non c'è salvezza meritoria. La salvezza nessuno la può meritare, perché perché siamo difettosi di origine, siamo difettosi successivamente. Si pensa solo al peccato di origine, ma pensiamo piuttosto a tutti i peccati che invece ancora vengono commessi fino alla conoscenza della parola di Dio, fino alla conoscenza di Cristo, perché chi conosce Cristo è chi conosce veramente la parola di Dio. Noi non conosciamo Cristo come conosciamo Garibaldi. Non vogliamo conoscere Cristo come possiamo eh, magari aver conosciuto la storia di Napoleone Bonaparte. Gesù non è un personaggio storico, Gesù è il Signore, Amen. Gesù è il Salvatore, Amen. Gesù è il Redentore, Amen. Gesù è il re. Amen. Re dei re, Amen. Signore dei Signori. Amen. Gloria al nome di Gesù. È tempo accettevole. Ancora oggi. E non c'è da perdere tempo. Oggi sì. Domani chi lo sa? Per il tempo in cui la Bibbia parla chiaramente, sarà chiusa la grazia, si darà il rapimento della sposa. Quale sposa? Qual è la sposa? È la Chiesa. È la Chiesa non intesa nella separazione dei eh, clero e laici, del popolo di Dio. Amen. Tutto il popolo di Dio. Il Signore ci rapirà e incontreremo il Signore nell'aria. Siete gioiosi per questo? Io credo che ogni cristiano lo pensa tutti i giorni, no? Incontreremo il Signore nell'aria, saremo rapiti sulle nuvole, eh? E incontreremo il Signore Gesù. Come saremo rapiti? È lo Spirito Santo che farà quest'opera, ma nel frattempo cosa succederà giù? Grande tribolazione, grande tribolazione. E questo termine dice veramente tutto. Ma anche nella grande tribolazione ci sarà aperto un tempo di grazia per certe realtà che ancora apriranno il cuore al Signore, prima fra tutti il popolo di Israele, quel popolo che ancora aspetta il Messia, perché molti del popolo, grazie a Dio, oggi sono messianici, hanno riconosciuto che Gesù è il Signore. E allora, con tutto il rispetto, dobbiamo avere rispetto per il popolo ebraico, sappiamo che una buona parte di esse sarà oggetto ancora della misericordia e dell'amore di Dio nel tempo della grande tribolazione. Amen! Gloria al Signore, noi però guardiamo davanti a noi il, quello che il Signore ha posto, dobbiamo dire avanti o voglia. Andiamo avanti? Amen. Costi quel che costi? Amen. Nei sacrifici, Amen. nelle sofferenze, Amen. nelle difficoltà, Amen. nelle ingiustizie, Amen. andremo avanti perché il Signore ci comanda di fare così. Gloria al nome del Signore. E continuando la nostra lettura e la nostra meditazione, vogliamo continuare a guardare altri versi. Eh? Ecco: ora il giorno della salvezza e chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. Ma cosa c'è dietro a questa frase, dietro a questa espressione? Molti potrebbero cadere eh, nella futilità di certe espressioni. Io invoco il nome: Signore, aiutami, sono salvato. Sarebbe veramente molto superficiale tutto ciò. Sarebbe una cosa poco eh, reale invocare il nome del Signore significa, innanzitutto, pentirsi dei propri peccati e chiedere l'aiuto di Dio. E dire: Signore, abbi pietà di me, eh? come lo faceva quel personaggio che era all'ingresso del tempio, eh? quel pubblicano, secondo il racconto. Evangelico, era alla porta, era lì all'inizio del tempio e non aveva coraggio di fare altro, non ne avanzava nemmeno, non si sentiva degno, però si rese degno come si rese degno, con la sua sincerità, con la sua confessione personale davanti a Dio. Cosa disse mentre il fariseo eh, si sentiva tutto a posto? Religioso, lo spirito religioso è il peggiore che c'è dell'inferno, fa sentire gli uomini a posto. Gli fa sentire al di sopra di ogni cosa lo spirito della religione, è uno spirito del demonio perché ha l'apparenza del bene, ma alla fine c'è falsità. E cosa faceva quel fariseo tutto contento? Io faccio, io dico e poi io non sono come quello. E quello cosa faceva invece? Cosa diceva? Cosa diceva quello? Quello che abbiamo detto anche noi? Quello che abbiamo detto noi anche quando abbiamo accettato il Signore, quello che può dire qualcuno ancora in questo momento, quello che può dire più di qualcuno: Signore, abbi pietà di me, misero peccatore. Grande preghiera, è così breve, è una breve preghiera, ma è una preghiera sostanziosa. Perché sostanziosa? Fatta di sincerità, alleluia di debolezza umana, sì, ma in quel momento lui si rivolgeva a Dio sapendo che Dio è amore, alleluia, e gli diceva, Signore, abbi pietà di me, misero peccatore, e il Signore certamente ebbe non solo pietà di lui, ma gli diede la grazia, il perdono e l'amore di Dio. E il Signore non cambia, abbiamo detto, e non cambierà mai in eterno. Gloria al nome del Signore. E allora è molto importante comprendere anche queste cose, per molti che ancora pensano di conoscere, conoscere, interessati a conoscere meglio la parola di Dio. Oggi grazie al Signore la troviamo da tutte le parti, ci sono anche in omaggio molte volte delle copie, ci sono tanti fratelli, tante sorelle, anche tante organizzazioni che le regalano, gloria a Dio, oggi avere la Bibbia nelle mani eh, non è più come gli anni 60. Quando era all'indice dei libri proibiti perché alcuni uomini pensavano che per leggere la Bibbia ci voleva tutta un'esperienza particolare, tutta una cultura particolare. Dio faceva distinzione fra figli e figliastri. Dio non ha né figliastri, non ne ha né nipoti né pronipoti, Dio ha soltanto creature e figli: due categorie, nient'altro. Vogliamo dirlo insieme: creature e soprattutto figli. Siamo figli di Dio? Se abbiamo accettato la grazia di Dio. Gloria al nome del Signore. Ma c'è una parola che riguarda un po' il corpo ministeriale, anche in questa parola. E non soltanto quella che c'è qui, dei servitori che appartengono a questa comunità, questa Chiesa, ma a tutti i servitori, quelli che almeno eh, leggono questa parola o qua stanno ascoltando. Questo verso, il verso 3 dice, noi non diamo alcun motivo di scandalo. In nessuna cosa, affinché non sia sviato, non sia vituperato il ministero. Siamo in un tempo particolarmente, possiamo dire, vorrei dire, tenebroso quando riguarda scandali nella religione. Stiamo assistendo purtroppo a delle tristi realtà già da diversi mesi, se non dico da alcuni anni, dove ci sono scandali, pedofilia, adulterie e situazioni varie anche fra coloro che dicono di servire il Signore, eh, mi esprimo in questa maniera, perché chi lo fa ha detto di servire, ma chi serve il Signore conosce questa parola, deve essere ben conservato affinché non ci siano scandali, perché i scandali poi colpiscono molte volte gli impreparati, i più semplici, e allontanano dalla fede tante, migliaia e migliaia di persone. E c'è scritto che i scandali avverranno, ma guai per chi li procurerà, lo dice la parola di Dio. E allora anche questa è una parola responsabile di comprendere bene che dobbiamo fare molta attenzione anche a chi serve il Signore, anche ai livelli solo della diaconia. Chiunque serve il Signore, veramente questo è un compito di tutti i credenti. Perché una cattiva testimonianza, soprattutto nella nostra nazione, dove siamo guardati come le mosche bianche, eh, basta uno solo che si comporta male, soltanto perché è entrato nelle nostre chiese siamo tutti alla stessa maniera. È un fatto che noi conosciamo tutti quanti. E pochi giorni fa. Ascoltavo un'importante emittente radiofonica dove qualcuno voleva cercare di insinuare che in mezzo alle migliaia di religiosi che hanno procurato scandalo in varie parti del mondo c'erano anche molti pastori evangelici e c'erano molti insegnanti. Ma fin quando mi dici che c'erano insegnanti e c'era qualche pastore evangelico, sono anche d'accordo. Ma che ci siano molti pastori evangelici io non lo credo assolutamente. Perché, fratelli miei, noi non viviamo una vita agiata, noi viviamo una vita di business, noi viviamo una vita a livello di pavimento, a livello di strada, a livello di marciapiede e ogni giorno la nostra predicazione è la stessa. La santificazione è l'oggetto principale, è la dottrina essenziale della nostra vita, perché senza la santificazione, cioè senza quel processo che ci porta ad essere allontanati da quelle cose che avvolgono e coinvolgono tutti gli uomini, quella forza di Dio di vivere una vita retta, onesta, fedele alle proprie mogli, chi ce l'ha e tutto il resto... Dobbiamo dire, se noi viviamo questo ogni giorno e lo predichiamo agli altri. Noi siamo di quelli che diciamo, non diciamo fate quello che vi diciamo. Noi abbiamo sempre predicato, soprattutto di essere anche noi stessi esempi, come l'Apostolo Paolo diceva a Timoteo, di essere imitatore suo, come lui lo era del Signore. Noi continuiamo a insegnare, siate imitatori, i nostri imitatori, Mo chi la vedrà cotta, chi la vedrà cruda, chi la vuol dire alla loro maniera, ma grazie a Dio noi abbiamo una trasparenza spirituale, noi viviamo con la realtà della parola, sapendo che non è il giudizio dell'uomo quello che ci colpisce, ma noi ci teniamo affinché il ministero non sia vituperato e sia innalzato per la gloria di Gesù Cristo, il nostro Signore. Quindi cari pastori, cari anziani, fate bene attenzione, perché non c'è cosa più importante, perché basta una mela marcia che rimane in mezzo alle altre mele e contaminerà tutte le mele. E noi siamo chiamati da Dio a non dare, a non dare assolutamente scandalo nel ministero. Noi siamo responsabili delle anime, non siamo i padroni delle anime, siamo i curatori, siamo coloro che il Signore ha posto e ha posto diciamo a guardia dell'ovile, ma dovremmo renderne conto al Signore perché l'opera. I gregge, le anime, i credenti, voi stessi, a chi appartenete? Voi non appartenete al remo cristallo. Io e voi apparteniamo al Signore. Voi siete l'opera di Dio. Il Signore ha affidato a me, ha affidato ad altri, noi abbiamo il compito di darvi tutto quello che il Signore ci dà, ma assolutamente siamo responsabili. Un giorno non saremo responsabili come un semplice credente, un pastore, un eh, apostolo, un evangelista, un profeta, un insegnante, un diacono, siamo responsabili di quello che il Signore ci ha affidato. E un giorno se non saremo stati fedeli al Signore, anche secondo questa parola, il Signore avrà una giustizia e la sua giustizia è perfetta e non risparmierà nessuno. In cielo non ci saranno raccomandazioni, non si può, sono le vie legali, non si può sfuggire dalla legge con un'altra leggina. No, nel regno del Signore quello che è chiaro è chiaro, quello che è scuro, è scuro. E noi conosciamo tutto questo. E diamo gloria al Signore. Gloria al nome di Gesù. Questa parola è una parola di responsabilità. È una parola che dobbiamo pensarci sopra ben due volte perché è, più, è preferibile che un servitore che non sente di servire il Signore possa dire: Io non lo sento più, non ho questa chiamata, mi sento in difetto. Ma un giorno invece, se un servitore dà cattiva testimonianza, se un servitore agisce in maniera negativa nel ministero, e allora diventa uno scandalo pubblico, e lo scandalo pubblico coinvolgerà tante anime sincere, tante anime semplici le anime dei fanciulli, fanciulli della fede, intendiamo non per l'età, ma per quello che è la loro preparazione, per quello che è la loro maturità e questo potrebbe scandalizzare molti e il Signore non riterrà impunito chi si mette in questa condizione, una parola dura, ma è necessaria, tagliamo dritta la parola di Dio, tagliamo dritta la parola di Dio, vogliamo dirlo insieme, tagliamo dritta la parola di Dio, sappiamo che questa parola... È come una, una spada doppio, la doppia lama affilata davanti e di dietro. e Bisogna brandeggiarla nella maniera giusta. Amen. Amen. Gloria al Signore. Noi quindi non diamo alcun motivo, non dobbiamo dare alcun motivo. Che come ministri di Dio dobbiamo eh, creare un vituperio nel ministero. Ma in ogni cosa, capire il suo 4 dice in ogni cosa, che significa in ogni cosa? È la parola profonda. Che significa in ogni cosa? In tutto, nulla esclusa, e non parliamo solo di male, ma anche di apparenza del male, perché è parola di Dio, non vogliamo trascurare tutto il consiglio della parola di Dio. E che ha orecchie da udire? Oda, perché credo che è lo Spirito che sta parlando alla Chiesa, o alle Chiese, ai credenti, ai servitori, ai fedeli, ai fedeli non è dato di giudicare, perché il giudizio appartiene al Signore, anche questo voglio dirvi, però. E' stessa la responsabilità di coloro che servono il Signore, che devono sapere che non possono giocare a rimpiantino col Signore. Il Signore conosce ogni cosa, conosce anche i pensieri più intimi del nostro cuore. Eh? Amen? Amen. Ho parlato di pensieri del cuore. Il cuore non pensa, mi direte. Ma noi quando diciamo cuore intendiamo spirito, Amen. lo spirito dell'uomo. Gloria al Signore. Ma in ogni cosa raccomandiamo noi stessi come ministri di Dio nelle molte sofferenze nelle afflizioni, nelle necessità, nelle distrette, nelle battiture, nelle prigionie, nelle sedizioni, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni, con purità, con conoscenza, con pazienza, con benignità, con lo Spirito Santo, con amore non finto, con la parola di verità, con la potenza di Dio, con le armi della giustizia a destra e a sinistra, nella gloria e nel disonore nella buona e nella cattiva fama e l'elenco non è finito mi direte, ma tante di queste cose oggi non ci sono guardate non ci sono nel senso materiale alcune cose ma ci sono ancora e se noi analizziamo e analizziamo tutte queste cose quando parliamo di molte sofferenze ma che vi chiedete le sofferenze sono soltanto come eh, le si intendono chi ama il Signore e chi serve il Signore chi ministra i servitori, la prima cosa che devono conoscere, e conoscono perché è indispensabile, è la sofferenza del ministero. Perché nel ministero c'è grande responsabilità, ma c'è anche amore. Se non c'è amore non si può essere ministri di Dio. Se non abbiamo ricevuto e ricevuto l'amore di Dio, non possiamo essere i suoi ministri. Gloria al nome del Signore. E voglio concludere, voglio concludere però che si comprenda. Oggi sì. Le prigionie, almeno in Italia non ci sono, ma ci sono paesi dove c'è la prigionia. Le battiture, ci sono paesi dove non hanno le battiture, ma anche in Italia a volte ci sono le battiture. Amen. Abbiamo un episodio molto fresco che non posso parlarne attualmente. Nelle sedizioni, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni: dobbiamo avere una purità con conoscenza, rimanere puri davanti al Signore. Amen. Non ho sentito? Amen. Anche voi, eh? con benignità. Con lo Spirito Santo, con amore non finto, con amore non finto, e l'amore di Dio è l'amore perfetto, con la parola di verità, con la potenza di Dio, con la potenza di Dio, con la potenza di Dio. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che hanno creduto: cacceranno i demoni nel mio nome, metteranno le mani sugli infermi ed essi guariranno, eccetera, eccetera. Nella gloria e nel disonore, nella buona e nella cattiva fama. E eh, proprio da chiedere di nemmo cristallo in giro. Tante persone una brava persona, mi stimano. Quante persone parlano male? La sorella veniva poco tempo fa da me, ci ho sentito cose così brutte sulla tua vita, dico che non lo voglio neanche sapere. Stai in pace. Abbiamo una testimonianza pubblica, sappiamo come camminiamo. Non serve saperlo. è ovvio, ci sarà chi parla male e chi parla bene, ma chi dobbiamo rendere conto? Dio conosce ogni cosa. Amen. Gloria al Signore, questo vale anche per voi. Come seduttori, molti pensano, e quante volte eh, la manipolazione mentale, le cose. Ma quale manipolazione? Quale seduzione? Noi parliamo della parola di Dio e la tagliamo dritta. Alleluia! Gloria al Signore, come seduttori, ma non seduttori. Dice come seduttori eppure veraci. Veraci? Come sconosciuti, eh, l'abbiamo detto all'inizio, eppure riconosciuti. Come morenti, eppure, ecco, viviamo. Come castigati, ma pure non messi a morte. Come contristati, eppure sempre allegri, allegri nel Signore. Ora raccontato tante volte di un amico che ancora è in vita. Che un giorno mi fermò e dice: Ma come sei sempre allegro, non hai mai problemi? Volevo cantargli il cantico. Io sono allegro, allegro, sempre allegro nel Signore. Non abbiamo problemi, li abbiamo tutti quanti. Come poveri, Eppure arricchendo molti, come non avendo nulla. Eppure, non, eppure? Eppure? Eppure possedendo tutto. Perché? Perché abbiamo la grazia di Dio. Vogliamo in piedi? Vogliamo ringraziare il Signore? Vogliamo chinare il nostro capo? Vogliamo pregare soprattutto per quelli che sono fuori di qua, poi pregheremo per noi. Che il Signore possa operare potentemente. Attraverso la predicazione della parola, molti servitori hanno realizzato nei secoli passati la potenza di Dio. Non c'è bisogno di mettere le mani sulla gente. non abbiamo i fluidi speciali, abbiamo un Dio speciale, spirito e verità. Chiniamo il nostro capo, padre santo, padre buono. Veniamo a te nel nome di Gesù, padre. Magnifica, manifesta il tuo nome, signore. Fatti conoscere che attraverso. L'umiltà del nostro ministero e dei nostri servizi che ti rendiamo, quali i tuoi collaboratori nell'ombra, collaboratori senza onori umani, collaboratori veraci. Signore, manifesta la tua gloria perché a te appartiene la gloria, non a noi. Noi vogliamo soltanto vedere la tua benedizione in ogni famiglia. Vogliamo vedere l'opera tua grande nella nostra nazione. Vogliamo vedere che questo popolo chiamato cristiano diventi veramente cristiano. E questo avviene soltanto se Gesù entrerà nel cuore di tutta la popolazione italiana. E Gesù è la parola, è la tua parola. Grazie Padre, in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Questo è già...